Saluto al sole è fatto per stimolare luce, quindi andiamo con la prima serie. Quando siamo nel cane contiamo 5, eh? Quando andiamo nel cane contiamo 5 prima di ripartire. Respirare. Pronti? Fuori aria. Inspiri. Giù, allunghi. Avanti, estendi la schiena. Quello che avete fatto prima, perfetto. Da qui puoi scegliere. Semplice è un doppio passo nel plank, Santorasana. Complicato c'è il salto. All'inizio facciamo il passo. Quindi lungo, lungo, plank. Ok. Chaturanga, chattuari, quindi uno. Urdhva Mukha, quindi ribalti, vai con dorso, dorso. Leggero l'abbiamo fatto prima questo movimento, quindi piano piano devi far scendere il bacino. Addominale. Nel cane conti 5. Guardo tra le mani, doppio passo che poi si trasmuterà in un salto dopo. Allungo, sollevo. Namaskar. Come vedete questa variante è più veloce, però ripetuta nel tempo è più faticosa. Ancora. Su. E vai. Guarda avanti. Dinamico. Doppio passo. Uno, due, dietro. Bravi. Appena senti che sei posturalmente corretta o corretto, chattuari. Yes. Urdhva, ribalta, vai dorso dorso, le ginocchia staccate, gluteo attivo. Adho Mukha. Conti 5. Guardo avanti, doppio passo, allungo, sollevo. Namaskar. Un bel respirone. Fuori aria. Vai. Scendere. Guarda avanti. Doppio. Uno, due. Ciao tu. Vai. Urdhva. Vai. Ado, 5. Guarda avanti, doppio passo, allungo, sollevo. E siamo già al terzo, vedete che è veloce. Così forse riusciamo a farne 24 oggi. Namaskar. Ujjayi, eh? In. Guarda avanti. Doppio. Chattuare. Urdhva. Vai. Su. Guarda avanti, uno e due, su, e bene, siamo al quarto. Chi vuole fare il salto lo faccia, però io almeno sto sentendo che avendo il telo sotto scivola. Nel caso, perché sul pavimento è molto meglio saltare. Qui se si scivola un po' il piede sotto continuate a fare il doppio passo, perché sennò si rischia di farsi male. Se uno se la sente fa il saltello. 5. Vai. Vai. Avanti. Chattuari, vai. Urdhva. Ribalta, dura le spalle, spinge. Dietro.
5, conta fino a 5, lento. Guarda avanti. Su. Siamo già a metà del lavoro della prima fase. Adesso entrerete in ritmo e gli ultimi 6 saranno più ritmati, ok? Vai. Sesto. Vai. Usa l'addominale comunque nel doppio passo, eh? Ciao tu. Urla. Dietro. Respira. Guarda avanti, doppio passo, su, e Namaskarasana. Sei, eh? Senza, non ci fermiamo. Sciogliete i polsi per sicurezza. Allora, in genere, per chi vuole riprodurselo a casa, questo da prassi sarebbe che nel cane sono 5 respiri. Noi contando fino a 5 saranno 3 respiri massimo. Se uno vuol fare bene, deve stare 5 respironi. Adesso per fare tutto il programma accorciamo leggermente. Cercate di lasciarvi andare. Lasciatevi andare al movimento e poi tutto va da sé. È facile questo. È come un free movement, quindi siate liberi di muovervi, di avere anche il vostro ritmo. È una bellissima pratica. Quindi fuori aria, ne facciamo il primo insieme di nuovo. In. Sono belle boccate, eh? E poi giù. Guarda avanti. E poi dietro. Ricordati che si espira. E poi si inspira. Poi si espira. Si sta. Guarda avanti. Su. Adesso da soli. Fuori. E si va. Siamo già al terzo. Fuori. Bravi. Urdhva. Vai. Siamo già al quarto. Bravissimi.
dietro. E ciao tu. Vai. Yes. Doppio. Cinque. Avanti e doppio. Chaturi. Urdhva semplice. Doppio. Su. Forza. Guarda avanti. Doppio. Quinto questo? Sesto? Sicuri? Che numero ha? Niente, però. Doppia. Su. E namaskar. Ok, entriamo nell'altro direttamente, proprio a capo fitto. Lo facciamo adesso, se poi lo andate a vedere anche su YouTube, ne trovate comunque tante varianti. L'unica differenza è questa. Quando io sono nel cane, apro un piede e faccio il passo. Semplice. Ok? Facciamo una variante molto semplice per non confonderci. Quindi apro il piede, faccio questo. Ritorno giù controllando, per cui stimolo molto il sedere, la gamba, un grande gluteo, cioè torno indietro e lo faccio dall'altra parte. Quindi dal cane, quando sono qui, mi rimetto, apro piede, faccio passo e vengo su. Basta. Torno dietro, faccio di nuovo la mia roba, trichete e trachete. Sì, adesso le facciamo insieme, ve l'ho detto proprio. Puntiamo a farne 6. Perché tra poco le braccia le sentite e anche le gambe. La giunta è Utkatasana, iniziamo in Utkatasana. Quindi mani, lasciamo andare giù le braccia, piego. E facciamo la stessa. Chatu. Urdo. Ado. Mettiamo il piede sinistro per obliquo a terra, affondo gamba destra. Da qui sei già in risalita. Dura la gamba, eh. Se vedi che fai fatica, puoi anche appoggiare. Qui. E guerriero. Proprio dimensione all'inizio, se siamo troppo aperti non va bene, anche troppo chiusi. Comodità, giù, Adho Mukha, apri l'altra, affondi, vedi, se ti guardi probabilmente c'è già l'allineamento dei due talloni, su, qui bene la torsione, giù, dietro, ciao tu, Urdhva, Adho, doppio, su,
Namaskar. Puntiamo al sesto, eh. Se poi ce la facciamo, facciamo anche 12. Namaskar. Gestite quel respiro profondo, lungo dal naso. Su. Da qui possiamo scendere Utkatasana. Variante, eh? Wappa! Molto bello con la cascata delle braccia. Sono due modalità. Allungo. Guarda avanti. Doppio, dietro. Molto bene. Adesso. Urdhva. Col sorriso. Piede e avanti. Sollevi. Col sorriso. Adesso si inizia a far fatica. Giù. Adho Mukha. Sollevi. Cerchiamo di tenere stesa la gamba e soprattutto di tenere il piede ben ancorato a terra. Scendi. Chattu. Urdhva. Adho. Stiamo un pelo meno. Avanti. E... che il concetto di libertà deve esserci, quindi si basa appunto la vita al concetto di libertà, quindi da se tu ti senti di andare su e poi scendere in Utkatasana, ti senti che da qui preferisci fare questo lavoro, è uguale, adesso lo sceglierai. A me piace di più andare su e poi fare e andare. Terzo. Avanti, prima guardiamo avanti, doppio, forza, questo è il terzo, ciao tu, Urdhva, non forzatevi adesso che siete stanchine e stanchini, piede, devi aver già trovato il tuo, la tua posizione, forse un pelo più corta staresti meglio, stai nella posizione un po' più stretta. Perché si vede un pelo, fa forza in flessione. Ok, giù. L'altro piede. Avanti. Scendi. Dietro. Ciao tu. Urdhva. Adho. Vai avanti. Su. Siamo al quarto. Namaskar. Dobbiamo andare nel ritmo. Utkatasana. Guarda avanti, doppio, puoi fare Ashtanga Namaskar, vai, ribalta, dietro, piede e affonda, su, quando veniamo su, veniamo su di sedere, le gambe di sedere, giù, vado, piede, avanti, veniamo su, scendi, dietro, respira,
Doppio. Su. Rilassate le spalle proprio, qua, qualche movimento di rilassamento. Qui. Mascara. Utkatasana. Vai. Vai avanti. Molto bravi, andiamo. Su. Piede e affondi. Vieni, guerriero. Giù. Piede. Su. Scendi. Vado, stai. Guarda avanti. Doppio. Su. Mascara. Andiamo. Ho un po' un problema col 5, non so se lo salto o lo conto. Facciamo altri due. Ci siete? Due, senza fermarsi. Do una bella boccata d'aria. Quando abbiamo finito l'uno, che andiamo su, poi dopo scendo uguale. Però che te vado di nuovo in Utkatasana. Namaskar, due consecutivi. Su. E poi lasci. Guarda avanti. Ah, mi sono sbagliato. Ah, facciamolo con calma. Piede, avanti, con calma sali, con calma scendi. Senti che se lo fai lento devi usare molta più stabilità. Piede, giù, vado. Tra le mani. Piede, piano, su, senti proprio, eh? Doppio. Potenti saluti al sole. Che ore sono? Va bene ragazzi, li possiamo finire.
così. È come quando uno trova da dire, se toglie la maglia. Dai! Oh, mi ha fatto venire sul braccio. Bene. Allora, cercate di entrare nel flusso della fatica. Non esiste in realtà la fatica, facendo i saluti al sole non si fa fatica. Dovete proprio entrare nel flusso del movimento. Pullare da questi asana. Coppie, eh? La gamba dietro, ma dovete sempre pensare che più io tengo la gamba aperta e se non ho abbastanza elasticità e apertura, comunque la forza di gravità, non so se si vede, cioè comunque la forza di gravità è qui che spinge, è una brutta spinta questa. Allora tengo un pelo, a volte tenendo più chiuso è molto più semplice, faccio meno fatica e lavora molto di più il muscolo in un assetto proprio posturale corretto e vi consente alla fine tutto il lavoro. Del resto, quando una volta che farete i 108 saluti al sole, come facciamo noi, quindi consecutivi, se una volta vi verrà voglia di 12, ci fanno 12 consecutivi, poi 12, poi 12, poi 12, se non entrate in quest'ottica, quando si arriva. Doppio. Ok, piede. Piede. Tra le mani, sollevo, ut, lascio, doppio, vai, ciao tu, urtva, ado, piede, avanti. Piede, indietro, avanti, gestisci con Ujjayi. Namaskar. Utkatasana. Guarda avanti e dietro. Vai. Piede. Virabhadrasana. Scendi. Piede. Virabhadrasana. Doppio. Uno, due. Utkatasana. Scendi. Guarda avanti, doppio. Vai. Vai, 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 resistere. Ne mancano pochissimi. Piede. Piede. Doppio. Oh,
Due. In su. Ut. Lascia. Guarda avanti. Dopo. Ciao tu. Urdva. Ado. Piede. Vira badra. Piede. Ok. Ado Muka, stai un attimo. Doppio. Su. Utkatasana è l'ultimo. Dai il massimo. Lasci. Avanti. Doppio. Ciao tu. Urdva. Piede. Scende. Piede. Scende. Vado. Doppio. Su. E ce l'avete fatta. Bravi. Allora dai, vi svelo due segreti proprio di queste cose per starci più attenti. Ho guardato i vostri piedi, ho guardato come facevate nel range di movimento giusto. L'unica cosa è che quando andate nel cane, i piedi devono essere della giusta larghezza, perché quando chiudo il piede e faccio l'affondo ho più o meno il tallone in allineamento. Se io faccio il cane così e faccio questo, molto spesso vedete che c'è una sorta di chiusura, non una sorta, c'è proprio una chiusura. E un conto è farla mentre faccio il guerriero 2, non succede niente, e un conto è farla quando sto cercando la torsione. Di più, io questa chiusura tra le due devo avere l'apertura, ok? Quindi tallone tallone è la base. Se c'è risentimento nel tallone, tra i due talloni, magari può sentire una punta sull'inguine di dolore, si può anche aprire un po' il piede esternamente. Un'altra cosa utile, che questa la faccio io, me l'hanno detto in India, mio maestro quando andava in India mi ha detto: guarda, valuti te l'apertura del guerriero, però guarda come faccio io. Quando faccio piede, passettino in avanti quando sono molto affaticato, è stato quasi impercettibile, non l'avete neanche visto, però lo posso fare, perché quando sono molto il guerriero qua, e su tutta questa, almeno questo guerriero si fa sentire su tutta l'articolazione e sugli inguini. Quindi onde evitare, io faccio proprio l'affondo, forza dell'affondo, passettino leggero in avanti e ho un guerriero, vedi, uguale ma semplice. Molto più comodo, molto più gestibile. Io un guerriero così ci posso stare anche 5 minuti adesso. Non fa fatica. Quello che facevo prima era così. Qua fa fatica, qua punge, qua si sente già. Dovrei trovare allora la giusta via di mezzo. L'ho già trovata e qui ci potrei stare. Poi posso scegliere un po' di più eventualmente. Se fate queste piccole accortezze, poi il resto viene da sé. Vi potete rilassare. Oh, 2 minuti. In Shavasana.
Mm.